Ciao a tutti, oggi sono qui con la terza puntata della mia avventura sopravvivenza su Minecraft. Se avete visto la puntata scorsa, ero andato in giro di notte per cacciare un po' anche di mostri, no? Per avere qualche, magari, se riuscivo a prendere, che so, un arco, delle ossa oppure qualcosa che tornasse utile. Però sono morto non una ma ben due volte. E avevo perso tutti quanti i miei attrezzi, no? Adesso io me ne sono fatti degli altri, perché gli altri non si trovano più. Non riesco più a trovarli. Perciò bisogna ricominciare tutto da capo. E dato che ormai sono messo molto male in fatto di cibo, devo andare assolutamente a cacciare un po'. Allora, là c'è già una pecora, che così mi prendo della lana per farmi un letto, perché altrimenti devo sempre passare le notti insonne e devo sempre far passare un casino di tempo, perciò insomma rompe. Ok, là c'è un'altra. Mi scuso per il lag. Bene. Faccio un po' di legno, torno sempre utile. Oh già, il tavolo da lavoro che avevo messo qua tempo fa. C'è ancora. Ok, vado a prendere anche un po' da mangiare. Intanto devo nutrirmi con questa robaccia. E muori. Ah, questa è quella che si chiama una gran bella vista. Pecore dappertutto. L'unica cosa che mi rompe tanto delle pecore è che non ti danno cibo. Ma per fortuna stasera il letto è più che assicurato. Guardate quante pecore ce ne sono. Aspetta, prova a contarle. 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10 e 11 da sopra, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ci saranno più di 20 pecore qua, vacca boia. È che, voglio dire, non ha neanche senso ucciderle. Maiali, 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 maiali. Sì, maiali. Muori, bastardo schifoso. E nutrimi. Bene. Allora, un attimo, che mi devo craftare un'altra spada.
bene. Che bello ci sono i maiali. Proteine. 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 Ah, che paradiso. E io che neanche me ne ricordo che c'erano tutti sti maiali in giro da queste parti. Sono sempre rimasto nella mia penosa casetta alta due blocchi. Benissimo, benissimo, davvero. Davvero molto, molto bene. Adesso prendo magari un po' di pietra, così mi crafto le armi col pietresco, perché veramente altrimenti non riesco a fare niente. Devo farmi il piccone però. E voilà. Mi faccio subito una spada, un'ascia e anche un piccone. La pala, posso usare ancora quella di legno perché tanto non è che io la usi. Molto, molto bene. Vediamo a che punto è. Beh, insomma, manca ancora un po'. Ah, davvero, sono molto, molto soddisfatto di aver trovato cibo. Sì, mele. Ah, che bello le mele. Adesso devo solamente trovare dell'oro. Molto, molto, molto soddisfatto. Là c'è anche una mucca. Così faccio anche un po' di scorte. Spero che mi dia anche un po' di pelle, così comincio a rifarmi un'armatura, perché ho perso tutto quanto in quella dannatissima notte. Beh dai, insomma, sono sempre due bistecche chi mi ha dato. Ok, non vedo altri animali da scuoiare qua in giro, perciò me ne ritorno a casa. A craftarmi gli oggetti in pietra che funzionano decisamente meglio e durano decisamente di più. Quasi quasi. Anche se è un po' presto effettivamente, perché ho solamente pochi semi. A breve, appena comincio ad avere un po' di materiale, mi farò un piccolo orticello davanti a casa in modo da non rimanere mai a corto di cibo. Generalmente, spaccando l'erba, dovrebbero venire giù dei semi, ma mi pare che non funzioni tanto. Ah, va bene. Meglio di niente. Ok, vabbè, dai, torniamo a casa. Adesso appena avrò un po' di ferro mi farò anche un secchio, così posso prendere l'acqua in modo da far crescere più velocemente le mie pietre.
piante. Intanto cuociamo qua. Mettiamo i semi da parte. E soprattutto craftiamoci un dannatissimo letto. Un grande traguardo. Lo metto qua. Il giorno anche sta finendo. Finiamo questa odiosissima carne marcia. E mettiamo da parte le cose che momentaneamente non ci servono. Adesso crafto un pochino di armi. E direi che anche questa puntata sta per finire, perché ormai anche il giorno se ne sta andando. Bene, abbiamo le nostre armi in pietra, i nostri attrezzi, e io finalmente posso mangiare qualcosa di decente. Bene, io vi ringrazio come sempre di aver guardato questo video. Se vi piace, credo che non vi sprechiate troppo a mettere un pollice in su. Commentate. Vi chiedo di commentare anche per poter io migliorare tutto del mio canale. Iscrivetevi se vi interessa un po' quello che faccio. E sì, insomma, se siete degli appassionati di Minecraft, se volete seguirmi più da vicino, iscrivetevi. Perciò ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, da Palo97.